Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis, perché oggi parliamo probabilmente dell'ultimo argomento che tratteremo per quanto riguarda il gioco, quindi cioè nel senso come meccaniche di base, chiamiamole così, perché poi ci addentreremo nei contenuti quelli un po' più particolari, come appunto le migliori build di tutti i personaggi, consigli e trucchi per la torre. Per la torre dei Cetra, la Battle Tower, quindi si avranno tanti altri contenuti che però ovviamente differiranno un po' dalle meccaniche di base, in quanto le meccaniche di base praticamente le abbiamo trattate tutte. Mancherà magari qualche cosina che andremo ad integrare man mano che ovviamente avremo la possibilità di farlo. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo delle summon, un argomento che mi è stato richiesto in tantissimi modi possibili. Mi è stato richiesto come si sbloccano le summon, far vedere come si sbloccano le summon, tutto il procedimento per sbloccare le summon, e quindi oggi andiamo a guardare insieme come effettivamente si sbloccano le summon. Per prima cosa c'è da dire che bisogna andare avanti con la storia, ok? Quindi finché voi non andrete avanti con la storia, soprattutto i capitoli di First Soldier, non potrete sbloccare le summon in nessun modo, perché le summon ovviamente avranno la possibilità di sbloccare il loro menu solo dopo aver completato, se non ricordo male, il terzo capitolo della parte di First Soldier, se non mi ricordo male, avranno la possibilità comunque di sbloccare il loro pannello summon insieme al pannello growth del character, quindi del personaggio. Quindi anche le summon avranno modo di crescere come i personaggi. Ma ovviamente prima di riuscire comunque a sbloccare le summon bisogna parlare anche delle missioni delle summon. Infatti se noi andiamo nel solo content avremo poi la possibilità di sbloccare le summon quest. Quindi che cosa sono queste summon quest e che cosa ci consentono di ottenere queste summon quest? Ovvero le Trials of Summons, quindi le prove delle evocazioni. In questo momento ne possediamo tre. Abbiamo per l'appunto Ifrit, abbiamo Shiva e successivamente quella che al momento risulta essere forse un po' più difficile, ovvero Ramu. Perché diciamo che nella base delle summons Ramu in questo momento risulta essere quella più difficile, non solo per il power level richiesto solo per il completamento della prova normale, ma soprattutto anche per la meccanica che ci ritroviamo ad affrontare nei panni di Ramu. Quindi contro Ramu avremo comunque delle meccaniche un po' più difficili che comunque vi farò vedere in battaglia possibilmente, e cercherò anche di spiegarvi un po' come funziona la battaglia di Ramu. Anzi, fatemelo sapere se vi interessa sapere la strategia da utilizzare contro ogni summon, perché effettivamente preparo nell'eventualità, diciamo, tre setup diversi, tre video diversi, e vi faccio vedere come effettivamente affrontare Ramu o in generale tutte le summon nel migliore dei modi possibili. Ifrit è sicuramente quella più semplice, dato che comunque ha un power level raccomandato di ben 48.500, che non è tantissimo, quindi si riesce tranquillamente a gestire nel miglior modo possibile. E ovviamente a breve proverò probabilmente già anche le prove, queste da 107.000, con il team che ho a disposizione adesso potrei effettivamente riuscire già a provarle. Queste da 170 mi sa che siamo ancora un pochettino indietro per poterle provare, ma queste da 107 è molto probabile che in questi giorni le possa provare, e chissà, magari registrerò proprio i video sul come affrontare le 107, anche se io ancora al momento ho un team da circa 90.000 93, ora non ricordo effettivamente di preciso, però sono ancora sotto i 100, quindi sarebbe interessante vedere anche questa cosa.
Successivamente abbiamo Shiva, che come difficoltà inizia già a salire un pochettino come requisiti e un po' in generale come anche come meccaniche di battaglia. Infatti abbiamo la prova normale a 68.300 di power, che non è tantissimo ma non è neanche poco, mentre invece Ramu è sicuramente quello più tosto. È sicuramente quello più tosto, ripeto, non solo per le meccaniche che giustamente possiede, perché possiede delle meccaniche che ho rivisto anche su DC DNT, per chi ha giocato ovviamente DC DNT ci sono delle meccaniche simili, quindi è stato bello da un lato rivedere questa sfaccettatura di Ramu, però vabbè, quello poi ovviamente è un altro discorso, che ovviamente come power raccomandato a 90.200, quindi il più alto delle summon a livello normale è Ramu, che sicuramente è anche quello più difficile. Però che cosa bisogna fare effettivamente per sbloccare le summon? Per sbloccare le summon bisognerà stringere un patto con le summon stesse, quindi saranno le nostre evocazioni a richiederci delle missioni o comunque di richiederci dei patti, mettiamola così. Infatti quando noi andiamo a sbloccare praticamente la nostra missione, abbiamo, vabbè, il primo, ovviamente la prima roba sarebbe di dare le memorie di Ifrit, che si ottengono tramite il primo completamento, però ci sono comunque altre missioni che, come potete vedere, poi bisogna in un qualche modo sbloccare anche per gli altri attacchi, perché così come i nostri personaggi e così come anche le summon possiedono due limit, quindi si avrà la possibilità di scegliere tra due limit, ma per sbloccare la summon bisognerà comunque effettuare un patto, quindi bisognerà rispettare un patto. Questo patto si rispetta tramite delle condizioni, tramite delle missioni, come potete leggere qui, che bisognerà rispettare. Ora, Ifrit qui è la più semplice, ma vorrei vedere, io ogni volta sbaglio sto tasto perché devo fare switch, voglio vedere se mi fa vedere le missioni delle altre summon. Io spero di sì. Ecco qua, esatto, vedete, già per esempio con Shiva abbiamo comunque molte più richieste per sbloccare ovviamente la sua summon, e poi ovviamente abbiamo anche i patti che dobbiamo sbloccare con la summon di Ramu. Quindi non basta semplicemente completare lo stage normal, perché lo stage normal per quanto riguarda Ramu, vedete, o come per riguarda qualsiasi altra summon, è una delle missioni da completare. Quindi il sconfiggere le summon nel trial, quindi nelle prove a difficoltà normale, serve come missione per sbloccare la summon, non serve, cioè non è che voi completate lo stage normal e quindi sbloccate la summon, no, sarebbe stato fin troppo semplice. Voi ovviamente affrontate la prova di difficoltà normale, però dovete in un modo o nell'altro rispettare le prove per sbloccare e quindi fare il patto con le summon. Ecco, io come sempre sbaglio il tasto perché sono convinto di premere indietro. Per Ifrit ovviamente la situazione è semplicissima, perché basta completare comunque il primo stage in normal per ricevere ovviamente abbastanza Ifrit memory, sia da darle per sbloccare la summon che anche per potenziarla un pochettino, come ho fatto io ancora le summon non mi ci sto dedicando tempo, perché sto dedicando tempo a livellare tutti i personaggi al 50, livellare tutto il loro pannello di crescita, quindi tutta la loro sferografia al massimo, in modo tale da avere tutti i personaggi comunque già buildati, pronti anche per le prossime diciamo storia, cioè per i prossimi capitoli di storia, perché lì ovviamente dovremmo utilizzare i nostri personaggi. Quindi preferisco portarmi avanti e avere già una base solida piuttosto che solo quei tre personaggi che sinceramente poi perdono un po' il tempo che trovano. In questo caso abbiamo Ifrit che appunto per sbloccare la sua summon bisogna consegnare le memorie. Quindi questo è molto semplice, fate la prima sfida al livello normal, dovreste ottenere se non sbaglio 20 memorie dal primo completamento, quindi 10 le offrite qui e le altre 10 le offrite per migliorare leggermente la summon, e quindi l'avete sbloccata. Successivamente io adesso ho attivato, vedete c'è scritto active,
le missioni della seconda limit di Ifrit, in questo caso Hellfire, dove praticamente dobbiamo fare la prova di Ifrit a vero difficile, a veramente difficile almeno una volta, aumentare Radiant Plume a livello 5, che sarebbe appunto la prima limit, quindi questa è anche abbastanza difficoltosa, utilizzare 1500 punti stamina in solo, 300 stamina in coop, e queste le ho già fatte. Completare la difficoltà del Mako Reactor in difficile con il rango S+, quindi bisognerà completare anche i Crisis Dungeon, quindi fate attenzione se avete consumato già tutte le tessere Shinra per i Crisis Dungeon, perché altrimenti dovrete aspettare domenica per poterne ottenere degli altri 3, se non mi ricordo male, perché se ne ottengono 3 ogni domenica. Performare 50 sintesi, quindi la creazione di 50 materia, offrire 30 memorie di Ifrit, offrire 30 cristalli del fuoco, io credo di averli, quindi li diamo subito. E vedete, abbiamo già praticamente completato la missione, e dare 10, no questi non ce li ho, 10 physical tumbles, che sarebbero le pietre fisiche che servono per il crafting delle materie, quindi questi non ce li abbiamo, e per il momento va bene così. Una volta che avrete completato tutte quante ovviamente le missioni, in questo caso si andrà a sbloccare la seconda, diciamo il secondo attacco, la seconda limit della nostra summon, ma nella prima parte, ovvero questa, si andrà a sbloccare la summon, quindi avrete qui il bind, quindi il vincolo che creerete con la summon, e sarete a posto. Per quanto riguarda Shiva, stessa identica cosa, quindi per sbloccare Whiteout e ovviamente la summon di Shiva dovrete completare lo stage di Shiva a normale per la prima volta, consumare 50 stamina in solo, 100 stamina in coop, completare la Pina Coast a livello normale con S+, sempre un Crisis Dungeon, anche questo, performare 15 sintesi, dare 10 memorie di Shiva, 10 pezzi di ghiaccio, e 10 pezzettini, diciamo piccole pietruzze di potenza magica. Quindi le missioni, diciamo, di sblocco non sono difficili, sono, diciamo, magari lunghe, però non sono difficili. Potrebbero risultare lunghe soprattutto per il fatto di completare i Crisis Dungeon. Se li avete già completati, dovrete aspettare praticamente una settimana per poterle rifare, che è la stessa cosa che è successa a me. Quindi fate attenzione quando fate i Crisis Dungeon, perché se li fate dopo aver sbloccato la missione della summon corrispondente, non sarete costretti a ripeterle due volte, come ho fatto io, perché io ho fatto i Crisis Dungeon e poi li ho dovuti ripetere per sbloccare ovviamente le missioni sia di Shiva che di Ramu. E una volta fatto questo sbloccherete la summon. Se volete procedere con lo sblocco dell'altra, diciamo dell'altra limit, come potete vedere potete praticamente selezionare e cominciare un'altra missione. La cosa che dovete ricordarvi è che soltanto una missione di summon può essere portata alla volta. Quindi che cosa vuol dire? Che se voi già state sbloccando Ifrit, o state sbloccando Shiva, o state sbloccando Ramu, gli obiettivi delle altre summon non verranno considerati. Quindi è inutile che uno pensa magari, ah vabbè, ma se io faccio questo dungeon allora sblocco entrambe le summon perché completo entrambi gli obiettivi. No. Ogni summon praticamente deve essere selezionata e sbloccata in quel preciso momento, e tutte le cose che ovviamente fate non saranno retroattive. Quindi fate attenzione, perché se non selezionate nulla per quanto riguarda le vostre summon non saranno retroattive, quindi perderete ancora più tempo. Infatti qui, come potete vedere, appunto per formare 50 sintesi io ne ho fatte già 41 con Ifrit, ma qui non me le segna perché giustamente non ho selezionato questa missione. Quindi fate molta attenzione a questa cosa, perché non potrete completare più obiettivi di più summon, ma dovrete concentrarvi nel completare gli obiettivi solo ed unicamente di quella summon. Successivamente, se vi faccio vedere anche Ramu, anche lui ovviamente ha dei requisiti che giustamente dovrete soddisfare, tra le quali ovviamente completare a livello normale il suo stage, e ripeto, il suo livello stage normale è quello più difficile oggettivamente, perché appunto richiede un power team di 90.000, anche se io in realtà l'ho completato con un team da 78.000, se non mi ricordo male, cioè
bene o male ero sugli 80.000 forse quando sono riuscito a batterlo, quindi si può comunque fare anche a un livello più basso se vi sapete gestire bene i sigilli, le cure, gli attacchi e tutto quello che è, ve lo potete tranquillamente gestire. 500 stamina in solo, 100 stamina in coop, un altro dungeon in normal, un altro crisis dungeon in normal con S plus, quindi ragazzi mi raccomando, i crisis dungeon se li avete già fatti purtroppo dovrete rifarli, perché ripeto non sono retroattive queste missioni, quindi anche se voi già avete completato il dungeon a S+, non vi viene considerato, quindi lo dovrete rifare. Per formare 15 sintesi, 10 memorie di Ramu, 30 diciamo cristalli o nodi di cristalli di tuono e 10 magic chips, che sarebbero le pietruzze, quelle magiche come Shiva, quindi queste sono diciamo abbastanza semplici. Le condizioni, diciamo le missioni più che altro dello sblocco della summon sono effettivamente semplici, lo sblocco delle seconde limit già un pochettino iniziano effettivamente ad essere un po' più lunghette, un po' più complesse. Infatti io ancora con Ifrit sto sbloccando lui perché è fondamentalmente quello più semplice, quello su cui mi posso dedicare un po' di più, perché potrei effettivamente già completare tutte le sue missioni e avere comunque una possibilità di switchare la limit, che non è affatto male, anche perché il very hard di Shiva, il very hard di Ifrit purtroppo ancora non credo di essere all'altezza. Però per quanto riguarda il very hard di Ifrit probabilmente potrei farlo, effettivamente potrei farlo, almeno vediamo se il very hard era, no forse il very hard addirittura, questo è hard, quindi very hard addirittura no, ancora neanche quello posso fare, quindi diciamo che posso prendermela tranquillamente con comodo. Infatti io nel momento in cui riuscirò comunque a soddisfare tutte le prime condizioni cambierò la summon, così nel frattempo che diventerò più forte, diventerò diciamo più anche più potente dal punto di vista proprio di team, potrò già sbloccare gli altri obiettivi e poi appena avrò l'occasione farò le trial very hard 1, 2, 3 e boom, e me li sblocco praticamente tutti in una volta. Questa sarebbe ovviamente la strategia migliore, quindi è ciò che vi posso consigliare. Probabilmente, ripeto, uscirà il video delle trial of Ifrit in hard mod, giusto per farvi vedere sia come sbloccare la spada di Zack, che questa è comunque una spada 5 stelle, che non è male, certo non è che sia un granché ovviamente, cioè il boost HP è carino, però sinceramente parlando è buono il boost Ice Resistance, perché giustamente questo ti dà una grandissima mano con Shiva. Però boost HP addirittura 6 punti, praticamente niente se si utilizza come arma secondaria, quindi va bene così. Diciamo che questa è un'arma che ci serve appunto per affrontare Shiva, ma magari per lo più per avere qualche substats carina, ma diciamo la resistenza a ghiaccio come substats non la utilizzeremo praticamente mai, diciamo è più una collezione, ecco, mettiamola così. Detto ciò, va bene, non c'è altro da dire per quanto riguarda le summon, quindi mi raccomando, andate avanti con la storia. Nel momento in cui andrete avanti con la storia sbloccherete il pannello di growth per quanto riguarda le summon, rispettate i vari obiettivi, selezionateli ovviamente, perché se non li selezionate non ve li darà, non ve li considererà, quindi selezionate la vostra summon da sbloccare, completate gli obiettivi di quella summon e otterrete per l'appunto il vincolo con la summon richiesta. Detto ciò, ripeto, non c'è altro da dover aggiungere, almeno per il momento. Spero che il video possa esservi stato chiaro. Se ci sono dubbi, al solito vi invito a scrivermi sotto nei commenti e vi ricordo come sempre un pollicino in su, condivisione per far crescere il canale, perché ripeto, il motore pulsante siete comunque voi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.